abbiamo liberato Roma, Roma rinascerà. Taglie! Beh, intanto il significato che il PD è comunque un partito che riesce a proporre ancora delle persone credibili nonostante tutto quello che a volte si vocifera a livello nazionale, che ci sono delle persone valide che a volte non sono i nomi che tutti conoscono, ma che è comunque un partito plurale che può portare delle candidature più che valide, come è stata quella di Ignazio Marino, che sicuramente è stato un grande successo. Sono contentissimo, grande giornata di festa per Roma e anche per tutta Italia, insomma, dato le altre notizie che vengono da tutta Italia. È un messaggio che un candidato civico è meglio di un candidato d'apparato, sicuramente. Marino è una persona che comunque nella sua vita ha lavorato, e non vive di politica, è comunque fuori dall'apparato e questo è contato molto, molto. Ignazio Marino è una persona per bene, è una persona pulita e perché la nostra città ha bisogno di un cambiamento, vero? Avevamo bisogno di pulizia. Qualcuno magari ha letto questa vittoria del PD come un lascia passare al governo delle larghe intese, lei che pensa? Io non credo, questa è una vittoria territoriale, è una decisione che hanno preso i cittadini di Roma a prescindere nonostante il governo nazionale che sicuramente non piace a molti, quindi io credo che siano due situazioni diverse che non possono essere sovrapposte. E i problemi che il PD si portava appresso prima di questa amministrativa secondo te sono risolti? Assolutamente no. Non credo ci sia da aggiungere altro, insomma. La poca presenza del PD nella campagna elettorale, quantomeno prima dei risultati del primo turno, penso ne sia una testimonianza.